Domenica 15 aprile è andata in scena la 35esima edizione di Vivi Città, manifestazione podistica a circuiti compensati che ha coinvolto sia Gorizia che la vicina Nova Gorizia, in un'edizione da record organizzata dall'Unione Italiana Sport per Tutti in contemporanea in 48 città italiane. Una manifestazione transfrontaliera, a Gorizia definita senza confini, che è partita alle 9:30 da Piazza Transalpina e che quest'anno ha visto una partecipazione di podisti che ha superato tutte le aspettative. Sono state 894, infatti, le persone che hanno deciso di vivere una domenica diversa all'insegna dello sport e del divertimento. Tre i percorsi a scelta, per i neofiti e per i più allenati, da 3 km, 6 km e 12, a conclusione dei quali i podisti hanno ricevuto dei premi gastronomici. Un evento che si ripete senza alcuna interruzione dal 1983. La corsa più grande del mondo continua quindi ad essere la grande protagonista dello sport per tutti, abbracciando in un'unica originale formula atleti professionisti e sportivi della domenica. Innanzitutto una bellissima manifestazione, è anche una delle prime così, passeggiate cittadine che si organizzano in queste due splendide città, Gorizia e Nova Gorizia. E la Vivi Città poi in particolare, che fa parte di un circuito nazionale, che è anche un modo per far conoscere ai cittadini degli angoli, sia da un punto di vista naturalistico che artistico e culturale, delle nostre bellissime città. E il Comune di Gorizia appoggia questa manifestazione ormai da anni, in qualche modo l'abbiamo fatta nostra, ma è chiaro che la condividiamo anche con tutte le altre città dove si svolge oggi. Ed è anche una manifestazione ecologica perché è un'ecomarcia, si utilizzano tutti i bicchieri, i piatti, le posate, sono tutte cose che vengono poi riciclate e perciò cosa dire? Un grazie agli organizzatori, alla UISPA, all'Unione Italiana Sport per Tutti e un ringraziamento anche alla parte slovena che ancora una volta dimostra che possiamo, se c'è la volontà, possiamo anche abbattere i muri, abbattere le diffidenze e cercare di organizzare, ma anche di creare e vivere insieme queste due bellissime città. Vivi Città è una manifestazione molto importante che la UISP ormai promuove da tempo ed è un appuntamento molto atteso che ricordo ha una valenza di internazionalità e soprattutto veicola dei messaggi molto importanti, non soltanto quello della promozione di un'attività fisica all'aperto, ma anche ricordo che Vivi Città è sostenuta dalla Regione nell'ambito delle Ecofeste, manifestazioni che promuovono il rispetto dell'ambiente, il migliorare la raccolta differenziata e cercare appunto di prendersi cura del proprio territorio. Anche quest'anno l'edizione è stata veramente partecipata, mi sembra un ottimo inizio e ho augurato a tutti un buon divertimento.